a tutti ragazzi, sono Alex e benvenuti in questo mio nuovo video. E dal titolo avete letto, visto, guardate che roba. Aggiornamenti importantissimi nel mio canale. E guardate, proprio per tocco di classe ci ho messo anche tre puntini. Proprio così, proprio, sapete, per dare quel giusto effetto. E l'ho scritto anche tutto in grande, proprio per attirarvi nel video. Ma che aggiornamenti importanti devo raccontarvi? Beh, vi devo dire che sono incinto. No vabbè ragazzi, a parte gli scherzi, oggi voglio parlarvi di qualche aggiornamento che voglio fare al canale. E vorrei parlarvi anche di un paio di cose. Infatti oggi sono un pochettino serio, per questo cerco di essere più serio che posso. Adesso ragazzi, voglio raccontarvi una roba. Alcuni di voi, secondo me, l'avete notato che non sto più facendo Lo Conosci. Avete presente ragazzi che Lo Conosci è stato il primo format che ho cominciato con questo canale? Bene. E adesso avete notato che ormai non lo sto più facendo. E adesso ragazzi vi spiego anche il perché. Vedete ragazzi, vi spiego. Lo Conosci ragazzi ha un obiettivo preciso: parlare dei videogiochi che non sono abbastanza famosi, o videogiochi che, come dire, sono stati molto lasciati indietro e nessuno ne parla mai. È proprio qualcosa per, proprio per far conoscere, infatti si chiama Lo Conosci, far conoscere quel videogioco alla gente, insomma farlo conoscere alla community. Bene ragazzi, e qua adesso parte la questione su perché non lo sto facendo Lo Conosci, o meglio, perché al momento non lo sto mandando avanti. Adesso ragazzi voglio fare una piccola domanda: come faccio a far conoscere un videogioco se nessuno mi conosce? È come dire, come faccio a trasformare una torta amara in una torta dolce se invece di aggiungere zucchero ci butto altro amaro sopra? È la stessa cosa. Quello che voglio dire ragazzi, che Lo Conosci ha un, come dire, un obiettivo proprio ben preciso: cercare di far conoscere quel videogioco. Il problema ragazzi è che, come dire, il mio canale è ancora piccolo e non sono ancora a quei livelli di cui riesco a far conoscere un videogioco, a far venire la voglia di che quando qualcuno ha visto il mio video di comprarlo, di, che so, di farci anche lui un video sopra, o di parlarci anche lui, o di recensirlo, darci un'occhiata anche sul link dove di solito metto sotto il video. Anche perché ragazzi, vi faccio vedere una cosa: vedete che ho più o meno sui 270 iscritti, ed è anche un bel numero per me. Però ragazzi, onestamente ve lo devo proprio dire, in realtà è che gli iscritti, voi che mi state proprio guardando in questo preciso momento, quelli che guardate il mio video proprio che vi piace, che siete proprio attivi nel mio canale, ragazzi, in tutto siamo 15 o 20. Tutto il resto degli altri iscritti sono iscritto ricambi. E non che io vado a fare iscritto ricambi, è che sono altri canali che mi vengono a fare iscritto ricambi. Avete presente dei classici commenti tipo: bella bro, bel video, iscritto, passa sul mio canale, ho fatto un nuovo video. O cosa, poi ci sono proprio quei commenti tipo: iscritto, ricambia, controllo. Proprio con controllo, con proprio un'esclamazione che sembra una minaccia, che è come dire: iscriviti subito al mio canale, altrimenti ti ammazzo, ti squarto come una modella brutta puttana. E naturalmente ragazzi, non sono manco veri commenti, sono commenti spam così via, non hanno manco visto veramente il video, cioè alcuni possono mettere anche realmente like, ma il video manco lo cavano per il distriscio. Posso fare ragazzi un video di 5 secondi dove dico che Hitler è la persona più bella del mondo e sotto ci sarà lo spam di turno che mi scrive: cavolo, bel video, like, passa da me, proprio così. E la cosa strana, sapete qual è? Che non capisco perché mi fanno iscritto ricambi. Nel senso ragazzi, non perché il motivo, perché lo fanno, è perché continuano. Voglio dire, loro mi scrivono iscritto ricambi e io non lo faccio mai, però rimangono comunque iscritti. O che si dimenticano, che dicono: ma aspetta, ma io mi sono iscritto al canale di sto stronzo, poi mi sono disiscritto se non si è iscritto al mio canale. Comunque capite ragazzi quello che voglio dire? O forse gli sto simpatico. Secondo me mai nella vita. Adesso ragazzi, so cosa state pensando. State pensando che io mi sto lamentando perché non ho tanti iscritti, perché non faccio visual, perché mi spammano nei commenti di iscritto ricambi? Assolutamente no. Anzi, ragazzi, adesso diciamocelo. Guardiamo un po' come va avanti sempre il mio canale. Carico un video una volta a settimana. A volte può succedere che carico un video ogni 2 settimane. Secondo, sono una persona molto testarda. Testarda in che senso? Adesso facciamo un esempio, ragazzi. Assassin's Creed, il nuovo videogioco che è uscito. Bene, tutti quanti ne parlano, tutti quanti fanno un gameplay
E io invece che cosa faccio? Parlo di un videogioco totalmente diverso, tipo, che so, parlo di Duke Nukem Forever, perché io naturalmente non seguo la massa. E naturalmente, ragazzi, la gente cerca la novità, qualcosa che adesso stanno parlando tutti quanti. Io invece parlo sempre di altro. E naturalmente, ragazzi, mi sembra giusto che non c'è tanto interesse nei miei video, perché loro vogliono soltanto qualcosa che stanno parlando tutti quanti, io parlo di altro. E mi sono dimenticato di dirvi anche della questione perché carico un video a settimana o due settimane, e per la questione anche proprio per questo, del tipo che l'utente si può anche annoiare, cioè lui si aspetta almeno un video dopo 6 o 7 giorni, quindi lui crede che il mio canale non è tanto attivo, carico un video soltanto quanto mi pare, quindi si annoia e giustamente non mi segue più. Per questo, ragazzi, devo anche cominciare a organizzare i miei video. E ancora, parlando di Lo Conosci, ragazzi, è un format molto difficile. Perché? Quando facevo un video di Lo Conosci, io prima creavo un grosso copione. Un copione dove scrivevo e facevo tutte le battute. E facevo 2 o 3 pagine. Perciò era un grandissimo impegno. I primi 3 video che ho fatto nel mio canale, che parlavo di Team Fortress 2, Rabbia Righi e Rise of the Tide, i copioni li avevo fatti molto prima che aprivo il canale, erano già pronti. Quando naturalmente ho aperto il canale e ho fatto questi 3 video, mi sono accorto che avevo sempre poco tempo a disposizione per via dei problemi familiari e non avevo mai tempo per preparare il copione. Se avete notato, poi nei video non duravano più sui 15 minuti, 20 minuti, duravano proprio pochissimo, anche tipo dai 9 ai 8 minuti, proprio perché velocizzavo il copione, tralasciandomi alcune cose che potevano servirmi sul video. Insomma, ragazzi, guardiamo anche il video che ho fatto di Max Payne. Cavolo, questo personaggio, Max Payne, che ha fatto 3 videogiochi, che hanno fatto la storia, e ha fatto anche un bel film, e io che video faccio? Un video di 3 minuti. Quando ho finito di fare il video, l'avevo caricato, io mi sono guardato e ho detto, ma che cazzo ho fatto? Capite, ragazzi? Perciò al momento è meglio che non parlo anche di videogiochi, semplicemente perché la questione è semplice. Non parlo tutta quanta la storia dei videogiochi, perché Lo Conosci, devo parlarci anche proprio di tutto quanto, da come l'hanno creato, il perché l'hanno creato, chi l'ha creato, come si sono ispirati a questo gioco. Con il passare del tempo non avevo abbastanza tempo per riuscire a fare questo copione. Uno a settimana. Una settimana mi può bastare per fare naturalmente il copione. Ma poi dobbiamo tenere conto anche le mini scenette che devo fare attraverso i video. Registrare, editare del tutto. O quelle volte che devo utilizzare addirittura le animazioni di Gmod. E qui supera una settimana. Perciò, ragazzi, questo qui è quello che voglio dirvi di Lo Conosci. Al momento voglio stare fermo. E voglio continuare a proseguire con argomenti a vento, Top Grace e qualche vlog. Perché semplicemente sono molto più veloci e posso tenere il canale più attivo. Vlog non ho bisogno di fare un copione, perché semplicemente vado in giro ovunque dove cazzo mi pare e basta. Non mi serve fare un copione. E anche per la questione di argomenti a vento, lì non devo farmi nemmeno lì un copione, perché naturalmente parlo di una mia opinione su quello che voglio parlare oggi. Perciò a cosa mi servirebbe un copione? L'unica volta che dovrei fare un copione è quando devo fare una Top Grace e ricordarmi quello che devo dire. Perciò, ragazzi, almeno al momento il canale voglio che vada soltanto con questi 3 format, che sono semplici e facili. Non voglio cominciare a creare un format dove ho sbagliato naturalmente io, perché ho voluto cominciare a fare subito un format serio con un obiettivo. Invece al momento non dovrei cercare subito un obiettivo preciso. Faccio questi video così proprio per passatempo. Se per caso un giorno succederà qualcosa, se veramente questo canale cresce, comincerò a fare dei format con un obiettivo preciso. Se non ce la farò, pazienza. Insomma, ragazzi, avete visto anche voi nelle informazioni nel mio canale che io tanto non ho mai niente da fare tutto il giorno. Perciò, ragazzi, non ci sono problemi, anche se non cresco, io comunque i vlog, gli argomenti a vento, le Top Grace le faccio comunque, perché per me YouTube è solo un hobby e non ci sono problemi se non cresco. Io comunque questi video li faccio. Comunque, ragazzi, ve lo dico, che se per caso cresce questo canale, io ho un sacco di progetti, moltissimi. Bene, e questo qua era per la questione di Lo Conosci e anche un po' come stanno le cose sul mio canale. Ah, e naturalmente, ragazzi, un'altra piccola cosa, devo parlarvi anche della mia telecamera, che non ne posso più perché è un po', diciamo, vecchiotta, ma vecchiottissima non tanto, è soltanto una telecamera del 2003 con una grafica veramente mozzafiato. Perciò, ragazzi, dovevo anche cambiarmi la telecamera. Comunque, volevo anche cambiare, come dire, foto del canale. Perché, ragazzi, io questo qua, non so, G-Man l'ho voluto sparare così a cazzo. È simpatico, sì, però sembra la faccia di un pervertito, giuro. Perciò, ragazzi, letteralmente devo cambiare anche un po' sulla questione dentro al mio canale. Letteralmente.
E naturalmente credo che mi spetterà un bel po' di editing, porca miseria, che è da 26 minuti che sto parlando, sto guardando qua, ok, adesso 27. Io spero che questo video lo guardano almeno i miei iscritti proprio che guardano il mio video per davvero, non che sia il classico sotto like, passa da me il nuovo video. Ma sicuramente il 95% di questi commenti saranno così. No ragazzi, non è che forse sarà così, ne sono letteralmente convinto. Però comunque, per chi mi segue veramente, voglio ringraziarvi tutti. Sono veramente felice di aver cominciato con YouTube. In soli 6 mesi non mi aspettavo di arrivare a questo piccolo traguardo. Naturalmente, come avete visto, ho appena cominciato. Perciò ragazzi, ho molti altri video che voglio fare e farvi divertire insieme a me. Adesso ragazzi, scusatemi, devo andare perché sennò Stelio mi picchia. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in the frown.